17 positività e 4 decessi. A Moglia ora la situazione è sotto controllo. Facciamo il punto dell'emergenza con il sindaco Maretti. Il 23 febbraio abbiamo attivato un coordinamento con i medici di famiglia per monitorare la situazione a livello locale, quindi il 9 marzo abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo di Coordinamento Comunale di Protezione Civile. Sono partiti tutta una serie di servizi, il servizio di consegna a domicilio della spesa, dei farmaci ad anziani soli e non autosufficienti, curato attraverso il supporto di giovani volontari. Abbiamo attivato un supporto alla parrocchia per la consegna di borsine, per famiglie in difficoltà con generi di prima necessità. Abbiamo attivato un servizio di informazione sui negozi disponibili alla consegna a domicilio, così come più in generale un servizio informativo il più ampio possibile attraverso il sito, la pagina Facebook, un canale Telegram, diffusione di informazioni nel territorio da parte dei volontari, della stessa protezione civile, insomma, cercando di arrivare a tutti. Abbiamo attivato un supporto psicologico per gli adulti e anche attraverso l'istituto comprensivo per i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti. In un momento difficile sono servizi assolutamente importanti. Per quanto riguarda poi l'aspetto dell'andamento epidemiologico, a Moglia registriamo 17 casi di positività, e 4 decessi, 2 persone guarite e 2 ricoveri. E le positività sono prevalentemente nella nostra casa di riposo o in altre strutture. La situazione quindi complessivamente è sotto controllo, non registriamo delle evidenze di criticità. Anche con la casa di riposo siamo in contatto quotidiano e cerchiamo di gestire eventuali problematiche e anche preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda il personale che, come in tutte le case di riposo, in tutte le strutture sanitarie di cura, è naturalmente molto provato da questa emergenza, ma sta dando il meglio di sé. E con l'occasione davvero ringrazio tutti gli operatori dei servizi essenziali perché sono con noi nel gestire un'emergenza che sicuramente supereremo con l'unità.